Niente nella nostra vita è senza impatto. Ogni azione ha un peso ed un costo in termini di anidride carbonica e non ci sono solo le automobili, inquiniamo anche solo stando seduti sul divano davanti ad una serie TV. E se ogni italiano produce in media 7,05 tonnellate di CO2 all'anno, questo numero è condizionato dalle scelte che ciascuno adotta, a cominciare da quelle sul cibo. Un terzo delle emissioni globali causate dall'uomo infatti proviene dai sistemi alimentari, in particolare, spiega un report della FAO, il 14% origina dagli allevamenti bovini, dalla produzione di mangimi e dalle fermentazioni enteriche dei ruminanti. Dunque una porzione di carne rossa ha il più alto impatto sull'ambiente, mentre l'impronta in carbonio della più inquinante delle proteine vegetali, il tofu, è comunque minore di una porzione di pollo che tra le proteine animali è tra le meno inquinanti. Un chilo di manzo produce quasi 100 kg di anidride carbonica. In fondo alla classifica le noci, al centro i gamberi allevati e il formaggio con 23,88 kg di CO2. Sembra strano, ma una banana importata in Europa dall'Ecuador è meno inquinante di un formaggio prodotto in un'azienda agricola vicino casa, e quindi se da un lato bisogna prediligere prodotti a chilometro zero, dall'altro bisogna conoscere l'impronta in carbonio di ciascun alimento, ed è per questo che si sta discutendo di introdurre etichette semaforiche per indicare il livello di emissioni associate a ciascun prodotto. Anche vestirsi non ha certo impatto zero. Secondo il programma per l'ambiente dell'ONU, la produzione di vestiti negli ultimi 10 anni è stata la fonte del 10% delle emissioni causate dall'uomo. Ad esempio, produrre un paio di jeans comporta le emissioni di 34 kg di gas serra, più o meno come guidare per 100 km. E poi ci sono i trasporti, causa del 25% delle emissioni. Peggio dell'auto fanno gli aerei a breve raggio, a cui da soli va la colpa del 5% del riscaldamento globale. Anche stare al cellulare o guardare un film in streaming ha un'impronta in carbonio. Peraltro crescente, le tecnologie digitali nel 2025 saranno responsabili per l'8,5% delle emissioni globali. Nel 2009 era il 2%. Insomma, il cambiamento, prima ancora che dai governi, passa dalle scelte individuali, consapevoli e indispensabili per ridurre l'impronta ecologica.